tipo sfigliato con personalità, bel fisicaccio, magro ma robusto, e le donne gliela davano di gusto, ma si convinse che tutto ciò era male, che la sua vita era un po' superficiale, salutò le sue amiche prontamente e si affidò ad un guru della mente. Ho rivisto questo amico tempo fa, niente più donne né vitalità, mi parlò della psiche tutto assorto, gli disse addio che tanto ormai era morto. C'era poi un altro amico di una volta, con una donna intelligente e molto colta, che a questo poveraccio amico mio ogni giorno gli analizzava l'io. Se lui per caso voleva andare al cesso, lei gli spiegava qual era il vero nesso, che seduto là dentro chiuso a chiave, lui regrediva alla fase prenatale. Chiaramente la cosa finì male, suo istinto aggressivo irrazionale, lei gli fece un lungo selvaggino e lui la strangolò con un calzino. Troppa psicanalisi fa male, troppa psicanalisi. Ma non è necessario, manco bello, farsi fare il lavaggio del cervello. Troppo